Mi laureo il 31 maggio, ma mio padre ha trovato i biglietti per la finale di Praga della Roma in Europa League e non sarà presente alla mia laurea. Questa è una notizia che ho letto oggi su internet. Il consiglio che sento di dare a questa ragazza è sicuramente: guarda, vai avanti per la tua strada, perché magari evidentemente tuo papà ha delle priorità diverse e in questo momento non sei tu. Ma è anche vero che quando sei adulto devi comunque andare avanti. Ed è altrettanto vero che ci sono delle persone che sono figli orfani di genitori vivi. Cioè, pur avendo i genitori fisicamente, non li hanno proprio come presenza emotiva. Anzi, a volte sono i loro genitori i peggiori giudici, diciamo, dei loro figli. È importante sottolineare come man mano che si diventa adulti e che si cresce emotivamente, non abbiamo più bisogno e non hai più bisogno di qualcuno che ti dica cosa fare, cosa pensare e soprattutto la tua felicità non deve dipendere da un focus esterno. Chiaramente dispiace perché questa ragazza si troverà in una situazione in cui, a meno che non decida di prendere una seconda laurea e obbligare il padre alla presenza, diciamo che è un'occasione unica, per cui il padre preferisce la Roma e va bene così, nel senso che sicuramente lei ci sarà rimasta male, ma accettare le cose anche quando sono innaturali ci salva la vita, ci salva soprattutto da momenti di negatività che potremmo portare dentro per un lungo periodo. Per cui, se il padre ha deciso di andare a vedere l'Europa League, faccia pure, non è un problema. Voi cosa ne pensate?